Un buon pomeriggio a tutti e bentrovati all'appuntamento meteo per i prossimi giorni. Dunque, l'instabilità piovosa della mattinata lentamente va sparendo, il pomeriggio ovviamente proseguirà con un lento ma costante miglioramento sulle nostre zone, relegando la piovosità e i temporali ancora sulle fasce alpine e prealpine della regione. Una situazione che di fatto tenderà lentamente a colmarsi nei prossimi giorni, ma lasciando sempre dell'instabilità pomeridiana relegata soprattutto, come vi ho già detto l'altra volta, sui rilievi, sulle alte pianure e su buona parte ovviamente della fase appenninica. Questo perché? Principal modo perché il Mediterraneo si trova ancora in una situazione di laguna barica, nel senso in assenza di una alta pressione ben definita e strutturata. L'alta pressione, così tale come vi ho appena descritto, è ancora presente in una posizione molto anomala, cioè sulle isole britanniche, già da un mese a questa parte. Questa anomalia fa sì che, non essendoci situazioni di alta pressione definita sul Mediterraneo, rimane sempre in balia di correnti in quota piuttosto fresche provenienti dai quadranti sia occidentali che soprattutto orientali, che poi portano una piovosità abbastanza estremizzata, come è successo domenica e questa mattina entrata. Piogge che comunque definisco assolutamente benefiche per il territorio, in quanto poi potremo anche non averne per lungo tempo. Speriamo di no, ovviamente. Ma entrando nel vivo, possiamo dire che i prossimi giorni saranno ancora contrassegnati da questa instabilità diffusa, ma sulle nostre zone, sulle zone costiere, sarà molto meno incisiva e diciamo che dovremo avere mattinate piuttosto soleggiate, anche con qualche nube in transito ovviamente, pomeriggi un pochino più nuvolosi, ma con temperature che via via cominceranno a salire, riportandosi entro le medie del periodo, tra i 24 e i 25 gradi da martedì, mercoledì in poi. Poi avremo probabilmente una prima fiammata calda tra venerdì e domenica, ma potrebbe non essere duratura. Staremo a vedere. In sostanza, comunque, una fase tardo primaverile ormai che sta esaurendosi, in definitiva comunque nella norma, non proprio in norma, l'anticiclone appunto sulle isole britanniche che sta portando un'estate fuori tempo su quelle zone. Con questo vi saluto e ci sentiamo più in là. Ciao a tutti.